Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG Sport di Adverger Dest e Raduno e Stab Radio. Beh, come di consuetudine di giovedì vi do sempre le notizie dello sport, del tutto il mondo dello sport regionale, cioè locale, poi delle notizie dello sport nazionale e internazionale, di tutto il mondo dello sport, tutte le categorie. Andiamo a vedere le notizie della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, del mondo dello sport regionale, locale. Udinese, 4 carte per mettere in difficoltà l'imbattuta Juventus. Invece del basket, la CSA APU, Udine, recupera tutti i pezzi, Cortese e Nikolic, ok, per Imola. Andiamo invece a vedere delle belle notizie che arrivano dai mondiali di donne, quindi mondo dello sport nazionale e internazionale. Mondiale di donne. Italia è imbattibile. Ben 5 su 5 contro la Cina e il primo posto nel girone. E questa è una ottima notizia. Notizie invece del calcio internazionale. Ronaldo salta ancora il Portogallo. Santos dice nulla gli vieta di tornare in futuro. Ciclismo. Tricolore di Gianni Moscon. Questa è una bellissima notizia appena arrivata in redazione a cronometro. Battuto Filippo Ganna solo in 2 secondi. Champions League, gli appuntamenti, gli aggiustamenti a ribaltone con Ancelotti, si è preso il Napoli. Serie A, la Juventus dice il nuovo Marotta Noè arriva bene. Il nuovo futuro sarà alla Ferrari. Quindi rimane in Ferrari. Il Gran Premio di Thailandia della MotoGP. Valentino Rossi dice: un momento difficile per la Yamaha. Sarà dura conservare il terzo posto. Non è una grande novità ormai. Perché la Yamaha, posso dire che ha fatto un grande buco nell'acqua in questo periodo. Champions League invece: carattere, Icardi e panchina lunga. Così Spalletti ha aggiustato la sua Inter. Notizie invece dalla Champions League. Il poker di vittorie fa volare l'Italia. Infatti in Inghilterra è scavalcata. Nel ranking UEFA siamo secondi. Altre notizie. Dove è stata già giocata la Euro Cup di basket. E poi anche la Champions League. Ieri sera, sapete che c'era Napoli-Liverpool. Proprio a Napoli, Milik nella fine partita, cioè dopo aveva fatto tutte le docce, tutte le cose che dovevano fare, Milik è stato rapinato, pistola puntata dal tempio, 2 malviventi gli hanno rubato il Rolex. Ah beh, Champions League, sollievo Liverpool, Naby Keita, il giocatore inglese, dimesso all'ospedale di Napoli, escluso i problemi cardiaci. Notizie invece di andiamo a vedere di Francesco che dice: non pensa al Real, ma la Roma è solo la strada giusta. Notizie invece di altro, andiamo a vedere subito la Champions League, dove andrà la Bundesliga e la Champions. Il Bayern non sa più vincere, 1-1 contro il brillante Ajax. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vedere altre notizie. Ci sono altre di questo momento. Tanto posso dirvi che proprio l'Italia ha vinto stamattina contro la Cina, dando anche in svantaggio di un set, ma dopo ha ribaltato la situazione vincendo 3-1. Quindi ha vinto contro la Cina per 25, stava perdendo con 20-25, poi ha vinto con 26-24, poi 25-16 e 25-20. Una bella e ottima notizia. Andiamo a vedere invece altro. Zlatan Ibrahimovic pro e contro il perché di un clamoroso ritorno al Milan, ma non si sa. Il Gran Premio di Giappone, Suzuka, bella Ferrari cerca riscatto, ma la Mercedes è volata via. Il cavallino pensa già all'anno prossimo, ma Bottas, c'è stata una conferenza stampa, Bottas dice: l'ordine di scuderia soci, tutto passato, ora mi concentro su Suzuka. Vabbè. Altre notizie della ATP di Cina,
Un eccedente Fabio Fognini supera il russo Rublev e accede ai quarti. Viene cecchinato, eliminato al Marton Skovic agli ottavi di finale. Come dicevo, l'Inter sbanca a Eindhoven in rimonta in angolare il Cardi 2-1 al Paris Eindhoven. Dominio totale del Napoli 1-0 al Liverpool, decide Insigne al 90°. Infatti Ancelotti dice: mi aspettavo un Napoli così. Klopp invece è stato bravo, il loro portiere Ospina. Wembley è sempre del Barcellona, 4-2 al Tottenham, magia di Rakitic, doppio di Messi. Andiamo a vedere invece, come dicevo, l'Eurocup. La Dolomiti Trento ha vinto contro Partizan la prima giornata, 82-73. Invece Francoforte ha vinto un primo tempo supplementare battendo Fiat Torino per 88-85. E invece Brescia ha fatto brutta figura in casa contro Monaco perdendo 68-80. Paris Saint-Germain senza pietà, 6-1 alla Stella Rossa. Neymar timbra una tripletta. Esagerati, mi viene da dire. Invece Bruun Larsen, Alguer e Royce. Il Borussia Dortmund si accende alla ripresa e tengo la 3-3-0 al il Monaco di Monte Carlo. Schalke 04 e Porto. Primo urra e primato del girone D. Lokomotiv Mosca e Galatasaray al tappeto. Altre notizie, come sapete, beh, non è che c'è una grande novità. La Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa, Chievo e Parma, Juve, le più vecchie. Pensate un po' voi in tema di media età. Medio di età. Che dire, si ferma ancora per infortunio, ristentimento muscolare. Notizie invece della stasera, del match di stasera alle ore 21, dove c'è Francoforte e Lazio. Rus sfida Acerbi, un onore incontrarlo, e entrambi più forti del tumore. Ed è una ottima, bella cosa da parlare. Altre notizie ancora? Non ce ne sono altre novità. E allora andiamo a vedere i risultati di ieri sera, le programmazioni di questo pomeriggio sera e poi anche le programmazioni del venerdì di tutti i match. Andiamo proprio a vedere. Nel gruppo A di ieri sera della Champions League, l'Atletico Madrid ha vinto in casa a Madrid contro Bruges per 3-1. Invece Borussia Dortmund, come dicevo, ha vinto 3-0 contro Monaco. Nel gruppo B, dove c'è l'Inter, che è andata a vincere a Eindhoven, prendendo il Pisense Eindhoven, per 2-1, di rimonta. E invece il Tottenham ha perso per 2-4 contro Barcellona. Nel gruppo C, dove c'è il Napoli, che ha vinto 1-0 contro Liverpool, e il Paris Saint-Germain ha vinto 6-1 contro la Stella Rossa. Nel gruppo D invece Lokomotiv Mosca ha perso 1-0 contro 7-0-4 e il Porto ha vinto 1-0 contro Galatasaray. Andiamo a vedere invece le partite che si giocheranno questo pomeriggio sera. Alle ore 18:55 nel gruppo A giocheranno Bayer Leverkusen contro l'Arknaga e Zurigo contro Ludogorets. Nel gruppo B, sempre invece alla stessa ora, Rosenborg contro Lipsia e Salisburgo contro Celtic. Nel gruppo C, alle 18:55, sempre Bordeaux contro Copenaghen e Zenit San Pietroburgo contro Slavia Praga. Nel gruppo D, invece, Anderlecht contro Dinamo Kiev, giocata di Dinamo Zagabria, e Benfica contro Sparta Nava. Nel gruppo E, invece, alle 18:55, Qarabağ contro Arsenal e Wrocław contro Sporting Lisbona. Nel gruppo F, c'è il Milan che giocherà contro l'Olympiakos, i greci, alle 18:55, alla stessa ora anche il Real Betis contro Dudelange. Nel gruppo G, invece, di Gatto, alle ore 21 invece giocheranno il Rangers contro la Vienna e
Sparta Mosca contro Villarreal. Nel gruppo H di Hotel, Apollo Milazzo giocherà contro Marsiglia e Francoforte proprio giocherà contro Lazio. Nel gruppo I invece Malbo contro Besiktas e Raspor contro Genk. Nella squadra nel gruppo I lunga, Krasnodar contro Siviglia alle ore sempre ore 21 e anche Standard Liegi contro Anikspor. Invece nel gruppo K giocherà alle 16:50 per motivi di orari e quindi l'Astana giocherà contro Rennes. Invece alle ore 21 Jambone Jablonec contro Dinamo Kiev. E infine nel gruppo L Battis Borisov contro Pauk e il Chelsea di Sarri contro Vidi. Andiamo a vedere invece i risultati, come dicevo, del pallavolo. Andiamo a vedere, come dicevo, nel mondiale donne, primo turno, Brasile ha vinto 3-7-0 contro il Kazakistan, la Germania ha perso 3-7-0 contro il Giappone, l'Italia ha vinto 3-7-1 contro la Cina, gli Stati Uniti hanno avuto molta difficoltà contro la Russia, vincendo per 3-7-2 per andare fino ai tie-break. Poi la Repubblica Dominicana ha vinto 3-7-0, senza storia, contro il Kenya. La Cuba ha perso per 3-7-1 contro la Turchia. La Thailandia ha vinto contro l'Azerbaigian per 3-7-1. Il Camerun ha perso per 3-7-0 contro l'Argentina. La Serbia ha vinto contro Porto Rico per 3-7-0. Bulgaria ha vinto contro una 3-1 contro un Canada che l'ha fatta soffrire. L'Olanda ha vinto invece contro il Messico per 3-7-0 e la Tobago ha perso 3-7-0 contro la Corea. Vediamo se ci sono altre novità da darvi, delle nuove previsioni, ma delle programmazioni per domani. Sì, eccole qua, mi ero quasi scordato. C'era un anticipo di Serie A dell'ottava giornata tra Torino e Frosinone alle 20:30. Sarà anche un anticipo della Serie B per la settima giornata tra Hellas Verona e Lecce alle 21. La Liga Spagnola sarà Atletico Bilbao contro Real Sociedad alle ore 21. E anche la Bundesliga alla settima giornata sarà Werder Bremen contro Wolfsburg. Ecco, queste sono le novità. A parte le programmazioni per le altre sport, che sarebbero Formula 1, in Gran Premio di Giappone, le prove libere 1 saranno alle 3 del mattino, ora italiana, e alle 7 del mattino, ora italiana. E invece la MotoGP di Thailandia, alle prove libere 1, Moto 3 alle 4, Moto 2 alle 5:55 e MotoGP alle 4:55. Nella prova libera 2 di Moto 3 alle ore 8:10 del mattino, Moto 2 alle 10:05 e Moto GP alle 9:05. E prima ancora di finire ci sarà la Serie A2, quindi comincerà il campionato di Serie A2 di basket, prima giornata, ci sarà Casale Monferrato contro la Pina alle ore 21. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani con le due parti del TG Sport diviso in due parti. Come al solito, nella prima parte notizie e risultati, notizie di tutto il mondo dello sport locale, nazionale e internazionale. Invece, nella seconda parte, risultati, programmazioni e altro ancora. Grazie a tutti voi da Aldo Giordesi, R1 e Stav Radio. Da Marco, da Udine, è tutto. Ciao ciao!